Oilà, rieccoci sul mio canale. Ben ritrovati. Allora, oggi ho fatto un giro e ho acquistato due tavole di queste qui per le armature, perché da queste vorrei farmi un piano lavoro da mettere sui cavalletti che ho e avere quindi un bel piano dove poter lavorare senza problemi. Adesso una l'ho già scaricata, mi metto a scaricare questa, poi vedo come fare per i cavalletti, ma credo che essendo da 50 centimetri sporgano e quindi farò dei fori dove infilare dentro quei perni che hanno i due cavalletti, e quindi con quelli fisserò poi le tavole appunto ai cavalletti in modo che non si spostino e che non caschino. E poi vedrò se fare anche un sistema, magari qui tipo due profili a U da infilare dentro lì in modo che non si aprano le due tavole e restino fisse. Allora, scarico la tavola e poi vediamo di proseguire. Ok, allora una è qua, poi prenderò le misure bene e vediamo che cosa riesco a combinare. Prendo il metro e vediamo come sono le misure. Ok, allora, i due perni sono a 66 centimetri e mezzo, il centro. Quindi direi che li faccio a 20 centimetri. Vediamo. Allora, questo è un metro. Ok, quindi 66 sono 33. Quindi 50, 10, 20, 30, 33, Grazie.
Allora, ho segnato i punti dove fare i forellini per andarci a infilare i perni. Adesso prendo il trapano a batterie e ci faccio i due buchi in modo da poi poter passare col seghetto alternativo e fare la scanalatura giusta. Ospala, guarda che ci sono, saluto subito il piano di lavoro. Allora, questo qui ci vorrebbe da tre, che non ho. Questo da quattro è anche massa. Vabbè. Allora, fatto i quattro sedi, vediamo se riesco a posizionare correttamente adesso dunque questo va qui. Tac. Tac. Direi che ci siamo, è venuto un bel tavolone. Adesso qui tenete presente che le gambe, che i cavalletti non sono aperti, ma direi che va proprio bene. E qui sì, farò qualcosa per tenere
assieme le due tavole. E qui poi ma direi che faccio una cosa molto più semplice. Cerco di una specie di graffette da mettere qui. Vediamo se trovo un ferro abbastanza grosso da piegare. Ci faccio dei buchi qui e qui, in modo che stiano ferme. Provo a vedere se trovo qualcosa. Ecco, allora ho recuperato questo ferro qui che ha un tondino, semplicemente. Direi che adesso lo misuro, misuro due pezzi. Direi che se faccio due pezzetti da 15 centimetri è più che sufficiente. Dicevo, faccio due pezzetti, ma sì, abbondiamo, li facciamo da 20. Faccio da 20 perché poi lo piego. Ecco, allora vi faccio vedere da vicino adesso il prodotto finito. Vedete che qui ho fatto queste graffette praticamente e così le tavole non si allontanano e restano belle fisse. Ecco, questo è il mio nuovo banco da lavoro, tavolo. Direi che è venuto bello. Bello spazioso e soprattutto anche bello resistente perché queste tavole qui sono quasi eterne. Bene, per questo piccolo lavoretto è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. In chiusura ti chiedo di lasciarmi il like, pollicione in su se il video ti è piaciuto e di lasciarmi qui sotto dei commenti con consigli, dritte e anche critiche, purché costruttive, in quanto questo rende più ricco il canale e più interessante i contenuti anche per altri utenti che magari possono trovare
delle risposte anche ai loro quesiti leggendo i vostri consigli. È tutto completamente gratuito e a gratis anche l'iscrizione al canale, che mi è utilissima e anche questa serve tantissimo per far crescere il canale. Quindi, se non l'hai ancora fatto, iscriviti. E infine ti chiedo anche di dare un'occhiata a questi due video bellissimi. Grazie mille. È tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!